Incredibile. Comunque, alla fine questo NBA in season tournament è venuto fuori una figata. A livello altissimo, super competizione, LeBron che ne mette 30 stanotte per andare in finale a tutti i costi. Certo, sarebbe una figata, che ne so, andare a vedersi la prima finale di sempre dell'NBA in season tournament a Las Vegas con LeBron, i Lakers e i Pacers. Sarebbe una figata. Sarebbe. Andiamo! Possiamo fermarci qui. Dobbiamo andare. Da quanto parte il volo? Il volo riparte fra... Stanno già imbarcando. Probabilità di farcela? Vicini allo zero. Vicini allo zero. Perdiamo il volo è un casino. Per contesto, il volo sta partendo, stanno già facendo il boarding. Che cazzo di film? Non ce la meritavamo questa. Che cazzo di film? Ripartiamo così, che cazzo succede? Finiti. Allora. Se si arriva a stare di non mi è mai successo, la prima neanche volta che sono arrivato a veramente così vicino. Gli ultimi da due. Perdere non vedo, gli ultimi due. Dietro di me non c'è più nessuno. Spero di non aver più continuato a un certo punto. Ho iniziato... sentito che ti è cascato il coso, tutto, mamma mia. Welcome to Las Vegas. Your local time is 7:58 p.m. Ludopatia, portami via. Cioè, siamo arrivati a Las Vegas, anche in aeroporto. Allora fa paura. Ok, siamo appena arrivati in hotel. Sì, lo so, questo è il nostro hotel. Abbiamo lasciato le cose al 36esimo piano, dove c'è la nostra stanza. A un certo punto l'hotel sembrava tutto molto carino, molto pettinato, molto... E a un certo punto siamo entrati in una porta e siamo finiti qua. Siamo comunque nel nostro hotel. Non c'è un angolo senza una slot machine. Il sole è appena sorto qui a Las Vegas, noi siamo in questo momento in uno di quei posti che probabilmente avrete visto in centinaia di film. Qua siamo al Four Seasons, cioè guarda che situazione, guarda le palme, guarda la roba. Questa sera qui ci sarà la finale, la prima finale della storia dell'In Season Tournament o NBA Cup, chiamatela un po' come volete. Siamo venuti qui apposta per viverla, per vederla, per raccontarvela. Ci saranno un sacco di cose da fare, un sacco di cose da vedere, ma soprattutto quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Andiamo all'arena dove si giocherà la finale questa sera. Qui Las Vegas, questo è il nostro Uber. Ok. Raga, tutto surreale, è una città surreale. Allora, in questo momento abbiamo attraversato la strip. Quello che vedete dietro di me è l'arena dove questa sera si giocherà la partita tra Los Angeles Lakers e Indiana Pacers. LeBron, raga, c'è LeBron! Sono contento che ci siano arrivati anche i Pacers, anche perché c'è Miles Turner. E l'ultima volta che ho visto Miles Turner eravamo a Milano e abbiamo fatto serata insieme.
ed è un grande, ed è strasimpatico, ed è il numero uno. Tra l'altro super mega appassionato di Lego. Grande successo appunto per questo In-Season Tournament. L'In-Season Tournament è un torneo che l'NBA ha inserito all'interno della stagione regolare per due motivi, credo. Il primo è per animare un po' questa stagione regolare, perché sapete che poi di solito il cuore e il focus e tutta la competitività massima mondiale dell'NBA arriva con i playoff. E quindi in questi primi mesi dell'anno hanno detto: proviamo a mettere questa competizione, mettiamo una coppa, diamo dei premi importanti, dei bei dollaroni a chi vincerà questa coppa e diamo la possibilità a tutte le squadre di fare magari qualcosa di folle, perché magari anche le squadre più piccole potrebbero arrivare in finale. Ed è quello che poi è successo, tutti volevano vincere questa NBA Cup. L'altra cosa che probabilmente gli ha dato questo successo è che gli americani non sono abituati alle partite secche. Probabilmente tutto questo format vi ricorderà anche un po' le Final Eight italiane, la Coppa Italia. Noi ci abbiamo riso e scherzato, ma secondo me un po' ci hanno preso di ispirazione, per una volta forse ci hanno preso di ispirazione, non lo so, ma magari qualcosina sì. Le ultime partite erano delle gare secche, quindi tutto poteva succedere e loro non sono abituati a questo, ma soprattutto a una gara secca questa sera. Finalissima. Raga, siamo dentro all'arena. Soprattutto ho come la sensazione che stiamo per entrare in campo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Forse l'ho già detto che su questo campo giocheranno questa sera Lakers e Pacers per la finale. Scusami, qua dove LeBron ha fatto le tre triple consecutive? Qua il piede di LeBron sarà stato qua. Più o meno qua. Immaginati LeBron che arriva in velocità. Bello morbido. Questo è quel che resta. Qua è dove è tipo la sindone questa roba qua, è dove LeBron fa. Tantà, lo mette lì, sulle mani. Cioè, ho capito che è lo stesso punto in cui va in posto, si mette qui e poi LeBron ci pianta un bel fade away, così, capito? Porco Giuda, questa roba qua, sei nello stesso punto, da qua, vuoi che Davis questa sera non faccia un libero da qua, così che poi la mette, cioè vuoi che non fa una roba del genere? Io te la lancio. Cosa? Il primo ai tre. Il primo ai tre? Mm. Va bene. 1v1. 1v1, il primo che arriva a tre. Uno contro uno su un campo d'NBA. Questo è vero. Questo è vero. Questo è oggettivamente incredibile. No. Sì. They wouldn't let me. No. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. No. You don't impress me, so don't test me. Nah. No. So don't test me, nah. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Sono senza parole. Qua abbiamo raggiunto il livello supremo. Siamo senza parole. Beh, d'altronde dopo aver fatto attività fisica adesso possiamo giustamente fare una colazione light, giustamente per riprenderci. No, maledetto pancake. Ma va via questa, vero? Sì. Volevo farlo con questo, Red Card. Mettere due o tre cose per far capire che è Natale. Comunque mi sembra di capire che qui a Las Vegas la passeggiata la puoi fare o in strada, su marciapiedi, insomma, in giro, o se no tra gli alberghi, senza mai uscire. Cioè qua stiamo passando da un albergo all'altro. Prima era il Bellagio, uno dei più famosi, adesso andiamo verso il Caesar Palace, che è un altro dei più famosi. E però, tutto dentro.
incredibile, in qualsiasi angolo tu sia qui a Las Vegas ci sarà almeno una slot machine o un casino. In qualsiasi qua entri nell'hotel, casino ovunque. Se volete vi piazzate qua e scommettete su tutto quello che vi va, perché vi fanno vedere tutto ciò su cui potete scommettere. Vi danno delle poltroncine, vi mettete lì, scommettete, vi giocate la famiglia, tutto quello che volete. Vi rovinate la vita e lo potete fare lì. Incontrare Simo Sandri in giro per il mondo, in un altro posto del mondo. No, sembrava buonissimo. Sembrava buonissimo. Allora, continuano gli incontri, le avventure, le chiacchierate con Simo Sandri in giro per il mondo. Dopo che, allora, New York, Salt Lake City, Miami, non dimentichiamo Miami. Ed eccoci qui a Venezia, finalmente a casa nostra. E tu a Las Vegas ormai quante volte sei? Tante, perché sono venuto la prima volta nel 91, sono venuto poi nel 93 per un incontro di box, mi sembra, e poi sono venuto tantissime volte per la Summer League NBA, che viene fatta che sempre qua, qui. Ed è cambiata in maniera incredibile in tutti questi anni. Beh, ci credo. È una città pazzesca. Comunque NBA ormai penso che ci verrò spesso perché faranno la franchigia. Chissà chi la farà. Chissà chi la farà questa franchigia. Tra l'altro in season tournament, per parlare, cosa ne pensi tu di questo in season tournament? Allora, ero un po' scettico all'inizio, devo dire che è stato organizzato molto bene, è un'idea, bisogna dare il merito ad Adam perché è stata un'idea sua, l'ha voluta fortemente, copiandola dalla FA Cup, dalla Coppa Italia, e ha avuto successo pazzesco, perché la realtà è che valorizzare le partite di regular season a dicembre, a novembre-dicembre non è facile perché devi contrastarti con l'NFL. Non credevo neanche ci fosse subito tutta questa competitività da parte dei giocatori stessi. Sì, aiuta. $500,000. Ma davvero questi $500,000 si stanno tutti dando, cioè stanno dando tutti il massimo. Cioè fa quasi sorridere vedere LeBron che dice no, io per $500,000 faccio questo e altro. Cioè lui è multi mega miliardario. No, è quindi... vero, non è tanto per lui, però ci sono giocatori che magari guadagnano 3 milioni. Ricordiamoci che gli stipendi dell'NBA sono... Non sono quelli di LeBron, no? Non sono quelli di LeBron e poi sono tutti pretasse, cioè puoi pagare tasse. Per cui se prendi 3 milioni vuol dire che ne porti a casa 1,8 milioni, 1,9 milioni, per cui $100,000 non fanno schifo. No, no. In più, comunque questa cosa è una cosa nuova, c'è la novità ed è una cosa che, come hai detto... No, e poi LeBron ha detto, mi ricordo che ha detto questa cosa, comunque avete preso gli atleti più competitivi del mondo, gli avete dato un motivo per lottare, quindi adesso eccoci qui. E poi almeno LeBron può dire che se lo vince, ha vinto una cosa che non ha vinto Jordan. Questo è vero, questo è vero. Però tra l'altro tu voterai anche per l'MVP. L'MVP, sì, voterò per l'MVP e per il tournament team, io voto anche per l'MVP della regular season, però questa è una nuova cosa ed è un po' interessante perché ci dicono, stressano il fatto che dobbiamo votare per l'MVP e per l'All Tournament Team considerando però tutto il torneo, per cui vediamo cosa succederà. Diciamo che per adesso sono due i nomi che passano, LeBron e Haliburton. Il motivo per il quale questa finale è il massimo che poteva chiedere Silver è proprio questo, che c'è una squadra non contender per cui puoi considerare il torneo un obiettivo, una risorsa anche per non contender. Ci sono giocatori che si fanno conoscere al grande pubblico come Haliburton e poi ci sono le grandi franchigie e il giocatore che ti fanno impazzire il pubblico. Vabbè, ci becchiamo stasera all'arena. Piacere. E poi chissà dove in giro per il mondo. Esatto. Scusa, puoi riprendere lo swag di Simo? Sempre più swag, sempre più fresco di zona. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never know I'm blessed, yeah. Assurdo che dentro a un hotel ci sia tutto questo. Assurdo. Non potevamo non venire da In-N-Out. Double and French fries. E sei in pole position. Direi che... Freschi e morbidi. Questo è stato il primo In-N-Out aperto fuori dalla California. In-N-Out famoso, quello storico, super mega iconico. Tra l'altro ve l'avevo fatto vedere in un altro video quando eravamo a Los Angeles. Mi è arrivata la notifica da NBA. Dice NBA non perderti la finale dell'NBA in season tournament con NBA League Pass. Non ce la perdiamo, guarda, andiamo proprio a vedere la stasera. È arrivato il momento di andare in alto, ancora più in alto. Ecco, la sfera!
finale, siamo ritornati qui all'arena, ci siamo cambiati. Fit check. AJ1. Ma già ci sta. Ci sta. Pantalone di velluto Edwin. E questo in realtà è un omaggio al mio amico Ivanga, perché direttamente backdoor, una felpa bellissima. E così si va sul red carpet della finale dell'in-season tournament. Freschi. Un cookie in mano, però, se c'è le palle. Freschi di zona. Adesso può succedere. Do you remember in Milan last summer? Yeah, it was exactly last summer. Aspettava, lui faceva Austin, da lì è diventato. Vabbè, lo teniamo questo, grazie, grazie. Porca puttana, era Shaq! Era Shaquino di... Zio caro, la ragione per cui ho iniziato a giocare a basket sotto canestro. No, ma raga, ti giuro, mi viene da piangere. Shaq! Ha battuto il 5 prima, ha preso il mio potere. Questa partita si accende. Oh! Yeah! Vabbè, ma mica... Trophy.
LeBron James, the MVP. E niente, si conclude così la prima finale della storia dell'NBA in season tournament, i primi campioni ever, Lakers, LeBron James alza l'MVP, cioè la vita ci ha portato qui a vivere questo momento che passerà alla storia, noi potremmo dire, noi c'eravamo, incredibile, Fra, ma ti rendi conto? Ma non è finita qui, perché se pensavate che questa era un'avventura, l'avventura continua. Era esattamente quello che stava dicendo anche lui. Ok guys, l'avventura continua. Quindi abbiamo lo stesso outfit. Esatto. Ti dico che è uscito col microfono puntato, cioè che vita fa LeBron oggettivamente? Buongiorno Las Vegas, ebbene sì, buongiorno Las Vegas, però ancora per poco in realtà. Tutto quello che è successo ieri che avete visto quindi è successo davvero, noi lo stiamo ancora realizzando ma non abbiamo tempo per fermarci, quindi ultimo giro in questo posto tutto matto chiamato Vegas e Las Vegas e presto si parte per una nuova avventura, non c'è tempo di realizzare, andiamo avanti e vediamo quello che succede. Mettete like se volete vedere Gianluca. Anche qua, cioè in ogni posto dove andiamo, ogni vlog devo fare un tatuaggio. Sento la vibe giusta. E allora alla fine. Beh, alla fine la facciamo. Ci siamo. È stato un evento troppo incredibile per non tatuarsi. Table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits. Limited edition, no submission, classic shit. I know that you're feeling it. First time I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Got this on camera, man. What? I was an apprentice while he was like 19 years old. And he came in and this dude that was helping me learn how to tattoo. And the chosen one across the bronze back. But who look at that, it gives me goosebumps. That's 20 plus years ago. No. We saw him last night. Yeah, is that no, nuts, ma davvero? Sì, il primo tatuaggio che ha fatto è stato sulla schiena di LeBron James mentre faceva l'apprendista. Lui? Sì. Ma the chosen one on the... From shoulder to shoulder. And you did it? Yeah, that was when I was one of the... I was an apprentice, my mentor. Ma raga, ma è incredibile questa cosa. Ma è impossibile. Ma è incredibile. E non lo volevi fare. No, ma ragazzi, ma vi rendete conto? È pazzesca questa cosa. It's crazy. Ma ragazzi, ma quante possibilità c'erano? Ovviamente zero. Zero. Raga, ma era... Non ho parole. Momento reveal. Sweet. Com'è? Carino, molto carino. Nice to meet you. The destiny, the fate organized this meeting. It's incredible. Incredibile, io non ci posso credere. Praticamente è il numero uno, comunque mi ha fatto tutta la medicazione, mi ha messo la cosa e poi ha continuato. Oh, vai grande, oh, picture together! Pacche sulle spalle, figa, ma me l'ha cancellato. Ebbene sì, Las Vegas è stato bello, ma adesso è il momento di andare. Quante ore abbiamo fatto Las Vegas? 24? Poco di più. Quante cose abbiamo fatto in 24 ore? Come al solito tantissime, ma non è finita qui, perché l'avventura continua. Direzione, scopriamo insieme. Mi senti? Mi senti l'odore di casa? Siamo tornati. New York City. Eccoci qui a New York. Siamo qui perché faremo ancora un po' di cose insieme ad NBA.
è una delle prime cose che faremo, e devo dire è la prima volta, non ci sono mai stato, quindi sono molto contento. Visiteremo gli uffici NBA di New York, quindi l'headquarter mondiale, e poi anche altre cose, ma d'altronde se siamo nella Mecca del basket poi dopo scoprirete che cosa accadrà. The 11th floor to the 20th floor of this building, and we have over 1,000 employees that come in and out daily. And if we go up one floor, that's where we get to see the really cool stuff. Now my pace, Jordan 1s, gotta keep them laced. And he scored that record with this with shoe. With the Converse. Wow. Isn't that pretty crazy? It is crazy. Oh, it's crazy. And a fun fact that I like to tell our guests is that Will Chamberlain was the highest paid player in 1965. He made around $100,000. Okay. But when Bill Russell learned about his salary, he immediately asked for a raise of $100,000 plus $1. This is the trophy before the Larry Bryant. And what is so special about this basketball is that if you try to look behind the case, you can see what it's made of. Adam Silver ha appena fatto una riunione qui, ha iniziato dicendo: ho visto Gianluca Gazzoli a Las Vegas, ottimo lavoro. Pazzesco. In-season tournament last week, we had a watch party here where employees were able to watch the game live. Wow. We've done a few movie premieres, for example, with Adam Sandler for Hustler. Yeah. Wow. Clamoroso, ragazzi, è clamoroso. Penso l'ufficio più bello che abbia mai visto nella mia vita. Questi sono tutti palloni che arrivano dalla collezione personale di David Stern, e la famiglia di David Stern li ha donati per questo ufficio. Your high score, yeah. 109, yeah. Is very impressive. Impressive, yeah. I'm the boss now. Cosa c'è di più soddisfacente che avere la carta brandizzata NBA e acquistare dentro l'NBA Store di New York? Ok, adesso gli amici di NBA mi hanno dato 5 minuti per scegliere due cose qualsiasi che voglio io all'interno di questo posto, e ho 5 minuti, quindi li devo spendere molto bene. Andiamo. Tu era meglio andare più giù. Non lo so. È difficilissimo. Sono confuso. The last one. Ok. No. Ok, adesso ho scelto due cose che volevo all'interno dell'NBA Store. Non è stato facile, raga, sembra facile, ma quando ti dicono così è difficile. Ora però dovrò scegliere tra una delle due. Ah, è difficile sta roba, perché responsabilità. È la tua risposta definitiva? No, raga, non mettetemi sta pressione. Oh, cosa ha scelto Gianluca Gazzoli? Sì, volevo di più! Sì! Perfetto, mi piaceva anche questa, però questa era molto bella. E anche questa volta è andata. È arrivato il momento adesso, ciliegina sulla torta di questa giornata, di andare alla Mecca. La Mecca vera, la Mecca del basket mondiale, il Madison Square Garden. È la Mecca anche della musica, la Mecca di un sacco di cose. This right here, this right here, this so far, ain't no lie. This so far, this right here. This right here, this so fire, ain't no lie, fire, okay, yeah, this so fire. Una delle cose più incredibili è che i New York Knicks, pur non essendo negli ultimi anni una delle franchigie, diciamo, da contender o da prime posizioni, sono la squadra che ogni anno, alla fine dell'anno, è quella che guadagna più soldi in assoluto. Credo che sia perché, uno, perché ci sanno fare, due, perché sono a New York e qua è sempre pieno. La forza del brand degli Knicks è per loro. Pensa se vincessero pure.
con Michael J. Fox. Porta giù l'uomo, porta giù tutti, cosa fa? Tira da lui! Super, dai cazzo, ci siamo beccati pure una bella partita. Julius Randle on fire perché si è offeso che oggi ho preso la giacca e non la sua maglia all'NBA Store. Questo si è preso malissimo e stasera ha fatto quasi 40 punti. Sì, ha dominato. E adesso? Si mangia! Ottimo consiglio di Global Matteo Zuretti per quanto riguarda il ristorante, molto buono. Andiamo con un dolcetto di gran classe, dato che non stiamo mangiando abbastanza. Adesso chiudiamo in bellezza. Siamo a Brooklyn, in un luogo molto speciale. Cioè, non so, è come essere entrati nel... Cioè, abbiamo fatto tre piani che non c'entravano niente, poi si apre questo e sei nel food. Credo che questa sia una delle facilities NBA più belle in assoluto, perché ho una vista pazzesca su Manhattan. In questo momento il sole sta tramontando, le luci di questi posti e il parquet secondo me sono sempre pazzeschi, e qua vengono ad allenarsi i Brooklyn Nets. E quindi pensate che su questo parquet adesso noi stiamo facendo questa cosa, dove io tiro e dove veniva allenarsi KD, Kyrie. Credo che sia il posto di cui mi parlava anche il mago Andrea Bargnani quando è venuto al basement. Avevi il campo sull'ultimo piano? Sì, che bellissimo. Con le vetrate tutte? Sì, incredibile, vedi tutta la skyline di Manhattan. Mentre tiravi. Ho sentito la retina. L'ha preso solo la rete. È entrata! Ok, direi che possiamo chiuderla così, anzi vieni, mettiamoci qua. È il momento, quello dei saluti finali. Sinceramente non avevo idea che li avremmo fatti da un posto così incredibile, quindi con Manhattan sullo sfondo. Questo perché tutte le volte non sappiamo bene come andranno le cose, ma anche questa volta è stata un'esperienza incredibile e pazzesca. Credo che riguardando questo vlog probabilmente ad alcune cose non ci crederemo neanche noi, ma sono successe. Quindi grazie a tutti per averlo visto, speriamo di avervi portato un po' di quella che è l'atmosfera, la passione, tutto quello che si è respirato in questi giorni, di avervi fatto magari anche cogliere e capire qualcosa di in più, o soprattutto di avervi fatto appassionare al mondo dell'NBA se magari ancora non lo eravate. Ci tengo poi in modo particolare a ringraziare NBA Europe per avermi fatto vivere tutto questo, e ovviamente anche EasyBank per avermi portato qui, aver vissuto queste esperienze così incredibili insieme. EasyBank, per chi non lo sapesse, è la banca digitale di Intesa San Paolo, che attraverso lo smartphone ti permette di fare tutto, dai pagamenti al controllo del conto, i bonifici. E soprattutto ringrazio EasyBank per avermi fornito di questa
fantastica carta che mi ha permesso di fare tutte le spesine che avete visto in questi giorni, perché poi in alcuni momenti è abbastanza difficile trattenersi, quindi grazie, grazie mille. Quindi è sempre molto bello quando tutte queste sinergie si uniscono per cercare di raccontare qualcosa di autentico e che spero vi arrivi dritto al cuore, perché è quello che batte forte per tutto ciò che avete visto in questo vlog. Detto questo, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi assolutamente a questo canale per non perdervi nient'altro. Noi come sempre abbiamo fatto del nostro meglio. Ora speriamo nelle prossime avventure. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate, che cosa vi ha colpito di più di tutto quello che avete visto anche a questo giro. Che altro dire, continuiamo a seguire il flow. Ci vediamo alla prossima. Ritiro da centrocampo, vediamo. Era meglio il finale di prima, ok? Giallo, ho trovato la fotocamera con cui abbiamo fatto le foto a Las Vegas. Ah, eh sì. Le riguardiamo? Le riguardiamo. Sì, però le riguardiamo una volta sola. E poi le buttiamo. Dai.